ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a parlare di un camper nuovo, quindi direi senza perderci chiacchiere di iniziare subito col video. Oggi andiamo a parlare del Jotty Line Siena 330, un semi-integrale veramente carino. È un camper nuovo rispetto a quello che porto io, perché è un camper che è uscito circa 2 anni fa, quindi diciamo è molto più costoso, però secondo me è costruito molto bene. Secondo me questo camper è costruito bene perché comunque diciamo ha molto spazio all'interno, non è come gli altri camper che gli spazi sono tutti ristretti, diciamo dando priorità al carico invece che alla vivibilità interna. Questo invece dà la priorità allo spazio vivibile interno. Come potete vedere dalle foto, allora nella parte interna abbiamo un unico spazio molto grande. Nella parte appena si entra, diciamo, abbiamo la dinette un po' ristretta rispetto alle classiche dinette. Nella parte posteriore abbiamo un letto alla francese molto ampio, e poi in fondo a sinistra troviamo il bagno molto ampio, diciamo con questo taglio come letto alla francese. E nella parte sinistra, quando si entra, abbiamo la cucina molto ampia, e nella parte destra, tra la dinette e il letto alla francese, troviamo il frigo molto grande, molto simile al frigo di casa. Vi ricordo che questo camper è omologato per 4 persone perché sopra la dinette si trova un altro letto, diciamo basculante, che si può abbassare, e abbiamo ulteriori 2 posti per la notte. Allora, ritornando nella parte della cucina, come potete vedere, diciamo, c'è molto più spazio, è studiata bene la cucina, fornelli, ha 2 fuochi, lavandino, e diciamo abbiamo un piccolo piano d'appoggio, molto spazio e una cucina ben costruita. Il frigorifero è simile a quello che abbiamo a casa, molto ampio, spazioso. Nella parte superiore penso che abbiamo, diciamo, il frigorifero normale e sotto il congelatore. Entrando nel bagno abbiamo molto spazio, abbiamo una doccia separata, water e lavandino. Forse diciamo un piccolo sfavore è sulla dinette, diciamo è un po' ristretta rispetto alle classiche dinette che sono molto più grandi. Diciamo è una dinette simile ai van. I 2 sedili anteriori si girano e diventano sempre da una parte della dinette, e abbiamo gli altri 2 sedili diciamo nella parte posteriore. Vi ricordo ragazzi che questo è un camper semi integrale, quindi diciamo abbiamo meno spazio rispetto al mansardato, che abbiamo sempre un letto fatto, diciamo così, quindi abbiamo molto più spazio, però per il resto non dovrebbe cambiare di tanto. Come motorizzazione monta sia il Citroen Jumper o il Fiat Ducato con il 2002 HDI Euro 6, ovviamente da 120 o da 140 e anche da 165 cavalli, una potenza veramente alta, e comunque diciamo abbiamo molta coppia e comunque consumi anche buoni. Ovviamente già dotato di serie, abbiamo il climatizzatore in cabina, cerchi da 16, predisposizione per la radio, serbatoio delle acque grigie riscaldato, zanzarie, comando stufa Truma Combi CP Plus. Comunque complessivamente questo camper è molto bello sia all'interno che all'esterno. Come potete vedere in queste foto, il camper esternamente è bellissimo, poi comunque la struttura è costruita in vetro resina, quindi è molto, diciamo, resistente, ma anche abbastanza leggera, perché comunque come pesi dovremmo essere intorno ai 28 quintali come pesi. E come prezzo di listino, come molti di voi vorranno sapere, di base a 43.750 euro. Però ragazzi, niente per niente male, sono rimasto veramente stupito. Un camper costruito bene, con molti spazi diciamo all'interno, priorità soprattutto diciamo alla vivibilità all'interna rispetto al carico. E secondo me Jotty Line questa volta ha centrato, diciamo, le aspettative. Poi ovviamente sta a voi vedere anche questo camper in base alle proprie esigenze. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, passate qui in descrizione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!